tutti quanti assieme, nel senso che non è soltanto la regione che può fare questi impianti, non è soltanto il comune, non è soltanto il CONI, ma bisogna mettere, bisogna mettere insieme tutte le forze, perché veramente le risorse non ci sono. Si parla di Olimpiadi, della candidatura del 2024, non so se ci saranno le risorse, però è giusto che il CONI ci creda in questa avventura, è giusto che ci crediamo anche noi come atleti. È un'occasione per noi per chiedere degli investimenti, per chiedere delle risorse, per fare degli investimenti e mettere a posto le strutture. Io sono di Lecco, abbiamo fermato prima l'Atletica Colombo, l'Atletica Lecco, e so dove si allenano, al liceo scientifico o nel centro del Bione. Sono degli eroi, insomma, sono degli eroi, mi rendo conto, sono stato aggavirato, ho visto altri piste di atletica e veramente necessitano dei grandi investimenti. Insomma, parliamo di Olimpiadi, però forse dobbiamo incominciare dalla base a sistemare tutti questi, pensando anche un po' alla gestione. E per questo stiamo vedendo anche di fare dei bandi, non soltanto così come quelli che abbiamo fatto quest'anno a fondo perduto insieme ai comuni, ma anche sotto forma di partenariato pubblico e privato, per vedere anche la gestione nel lungo tempo, dove l'impianto è anche la casa della società, quindi non deve essere un gestore che guarda soltanto il profitto, ovviamente ci deve essere, ma deve essere anche la famiglia che la cura, che la gestisce, che la porta. Questi sono i nostri obiettivi e spero che con l'aiuto del CONI, di Pierluigi, del comune, dei vari comuni, si possano portare avanti queste politiche sportive. Grazie, buon anno a tutti.